largo, perché in questi ultimi anni ho conosciuto dei ragazzi straordinari. Partiamo così, ma nulla è per sempre e tutto va conquistato quotidianamente. Inizia così la conferenza stampa di Matteo Ricci questo pomeriggio nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, dove ha presentato la giunta del secondo mandato con gli assessori schierati dietro di lui. Un mandato di combattimento, rimarca Ricci, perché vogliamo completare le tante cose iniziate. Non ci accontentiamo, la fiducia che ci hanno dato i pesaresi ci spingerà ad accelerare. Come a dire, i galloni vanno conquistati sul campo e le chiacchiere stanno a zero. Il concetto è ulteriormente ribadito nella frase di Ricci, che risuona come un monito per tutti i neoassessori. La mia squadra è composta in realtà da tutti i 192 candidati, perché ognuno ha dato un contributo. Quindi vietato dormire sugli allori, soprattutto per le new entry di questa giunta a 9 ruote motrici. Edi Mariotti, che senza l'apprendistato del Consiglio è stata nominata assessore alla sostenibilità, con deleghe su ambiente, energia e trasporti, espressione della lista civica Il Faro. Sono molto onorata di questo nuovo incarico, che sicuramente svolgerò al meglio delle mie possibilità. Ringrazio moltissimo le persone che hanno avuto fiducia in me e il sindaco Matteo Ricci che mi ha dato questa opportunità. Riccardo Pozzi, della lista Ricci e segretario dei socialisti, neo assessore al territorio, sicurezza e patrimonio. È una gioia inaspettata, per me inizia una nuova sfida, una grande opportunità che coglierò con grande impegno, con grande serietà. Andrea Nobili, che dalla presidenza del Consiglio prende l'assessorato alla rapidità, dicitura molto evocativa, ma che nasconde deleghe pesanti come urbanistica ed edilizia privata. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, le 600 persone che hanno riposto in me la fiducia. Di certo non mancherà la mia disponibilità e a tutti coloro che avranno bisogno di chiedere informazioni al mio assessorato, e già da oggi posso dire che sarò a disposizione di tutti per fare in modo che questa città continui ad andare avanti e andare avanti al meglio. Sul versante delle riconferme per meriti acquisiti, Antonello Delle Noce, che tiene saldamente i lacci della borsa tra le mani con la delega al bilancio e ai finanziamenti. Daniele Vimini, che con l'assessorato alla bellezza mantiene anche la carica di vice sindaco, come pure Enzo Belloni, Giuliana Ceccarelli, Sara Mengucci e Mila Della Dora, che oltre al benessere ora si occuperà anche di accoglienza. Matteo Ricci proporrà il giorno della prima seduta del Consiglio la presidenza a Marco Perugini del PD. Alla presidenza della partecipata ASPES Ricci nomina l'affidabile Luca Pieri. Prima assise comunale lunedì prossimo 10 giugno a Ginestreto, dove verranno anche presentate le linee programmatiche.